Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero. Ecco qui le prime due carte già uscite e intanto vi ricordo che per avere informazioni sui costi delle sessioni private, dei pacchetti che comprendono il coaching o l'analisi karmica, o se volete informazioni sui videocorsi per imparare la tarologia con il metodo Maya, potete inviare un'email o andare sul sito internet. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo un matto, abbiamo un 4 di spade rovesciato e abbiamo una regina di denari. A me sembrano ottime carte per questa giornata di oggi. Veramente buone. Perché se iniziamo con il matto, mettiamo così, se iniziamo con il matto, iniziamo con il piede giusto. Io adoro iniziare con il matto. Il matto è una persona che non ha regole. Il matto è una persona che se ne frega di tutto e di tutti, che va per la sua strada senza nemmeno sapere qual è la sua strada. Si affida all'universo, si fida del cosmo, si fida del flusso energetico. E come si suol dire, sta nel flusso, cioè segue semplicemente... Segue le emozioni, segue la voglia di vivere, segue l'istinto e va dove semplicemente sente di andare senza nemmeno avere una meta prestabilita, o magari se ha una meta prestabilita, perché a volte il matto ha una meta prestabilita, va comunque senza preoccuparsi troppo, va in modo molto incosciente, non ha paura delle conseguenze, non ha paura di quello, delle esperienze positive o negative che potrà vivere, non ha paura anche delle cadute perché sa benissimo che una volta cadendo si rialzerà. Il matto è un po' come un ragazzino, ed è bello quando noi ci sentiamo come dei ragazzini, è bello perché abbiamo questa innocenza, ci portiamo dietro questa spensieratezza, questa sicurezza in noi stessi che in realtà appunto non è altro che incoscienza, il non avere paura del futuro, il non avere paura della strada. Molto 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 bella. E tra l'altro quelli di voi che hanno una particolare sensibilità alle energie sentiranno appunto oggi come un po' una spinta a lanciarsi nel vuoto, una spinta ad andare giù dall'aeroplano senza paracadute. So che molti di voi hanno questo tipo di sensibilità e quindi ecco, potreste proprio sentirvi lanciati in qualcosa, che sia qualcosa che avete già prestabilito o che sia qualcosa di nuovo, lanciarvi. Di certo però, avendo la carta del matto, questo significa anche che noi abbiamo appena finito di fare qualcosa, abbiamo appena concluso qualcosa nei giorni passati, una parte della nostra vita è terminata e ne inizia una nuova. Non si deve necessariamente parlare di grandi cose, di chissà quali eventi che ci sconvolgono l'esistenza, ma anche di piccole cose. Abbiamo appena concluso un qualcosa e siamo pronti ad iniziarne un'altra. E magari sarebbe interessante appunto se mi commentate qui sotto esattamente che cosa sta accadendo nella vostra vita e che cosa sta succedendo, in modo tale che i miei studenti possano fare un po' di pratica tramite voi. Qua continuiamo poi con questo 4 di spade rovesciato. Quindi il 4 di spade rovesciato rappresenta un uscire dalla... uscire dalla gabbia piano piano, non gabbia intesa in senso negativo, ma semplicemente uscire allo scoperto piano piano. Quindi sì, è vero che noi ci stiamo un po' lanciando nel vuoto, è vero, perché il matto fa questo, si lancia, però è anche vero che lo stiamo facendo senza fretta, lo stiamo facendo comunque con calma, con determinazione, ma con la sicurezza in noi stessi che deriva dal fare un passo alla volta. Non dobbiamo precipitarci, non dobbiamo correre da nessuna parte, nessuno ci sta inseguendo, è la nostra vita, solo nelle nostre scelte, e solo noi sappiamo che cosa ci spinge ad andare avanti, quale sentimento, quale emozione, quale energia ci sta spingendo e ci sta stimolando in questo percorso. Però di certo il 4 di spade rovesciato parla di un momento nel quale stiamo scegliendo piano piano, un passetto alla volta, stiamo scegliendo di, tra virgolette, uscire di casa o uscire dalla gabbia o comunque di iniziare questo nuovo percorso senza appunto correre troppo. Infine abbiamo la regina di denari che ci conferma assolutamente la nostra stabilità, la nostra presenza, la nostra capacità di essere coerenti e concreti nel fare questi passi. Perché sì, è importante a volte quando ci si lancia con il paracadute, è importante essere sicuri innanzitutto che il paracadute funzioni e che quindi non ci lasci in 13 a metà strada.
È importante sapere dove stiamo atterrando e quindi sapere che magari stiamo atterrando su un terreno solido e non a mare. È importante avere una piena conoscenza degli strumenti a disposizione, conoscere il vento, le correnti d'aria, conoscere il luogo dal quale ci stiamo lanciando, conoscere la quota e sapere a quale quota bisogna aprirlo questo paracadute. Quindi ecco che noi, come regine di denari, sappiamo esattamente cosa fare, abbiamo tutto sotto controllo, non stiamo lasciando nulla al caso. Non siamo totalmente incoscienti, ma abbiamo una giusta dose di incoscienza, abbiamo una giusta dose di concretezza, abbiamo gli strumenti necessari per farlo, non ci manca praticamente nulla e di certo non ci manca la stabilità e la sicurezza in noi stessi. Quindi davvero sono ottime carte, anche il modo in cui appunto sembra che noi stiamo vivendo queste energie è veramente ottimo. Io poi, essendo una vergine, sono molto legata all'elemento terra, sono molto perfezionista, quindi ecco che queste carte rispecchiano e riflettono un'energia molto di terra, vi posso dire, perché riflettono il modo in cui io di solito agisco. Mi lancio, mi piace lanciarmi, avendo la luna in ariete, mi piace lanciarmi, ma mi piace anche farlo con i piedi per terra e con il paracadute ben funzionante e ben testato prima del lancio. Quindi ecco che sembrano proprio parlare di me. Ma vediamo adesso qual è il consiglio degli angeli per mettere in moto questa energia, che potrebbe tra l'altro essere un qualcosa che riguarda anche la sfera professionale per molti di noi, o la sfera relazionale, ma su basi solide, quindi sfera relazionale, ma partendo dal presupposto che vogliamo qualcosa di solido, oppure la sfera professionale, perché i denari di solito nelle stese generiche parlano appunto di professione, lavoro, situazioni economiche o famiglia, in certi casi parlano anche di famiglia. Quindi se si tratta di famiglia siamo sicuramente molto presenti per chi ha bisogno, anche nel fare le cose, anche nell'agire, nel prendere delle iniziative. Ma prendiamo adesso una carta angelica e vediamo un po' che cosa gli angeli ci consigliano di fare e come ci consigliano di vivere questa energia. Ed ecco un meraviglioso cavaliere di aria che corrisponde al cavaliere di spade ed è in linea e in sintonia con il matto. Cavaliere di spade è una persona intelligente sicuramente. Molto determinata, anche idealista, è sicuramente instancabile perché riesce a schizzare come una freccia. Quando decide di muoversi lo fa in modo rapidissimo, schizza come una freccia. Poi magari si ferma subito o magari torna indietro, però quando agisce, agisce e lo fa con una rapidità fulminea. Quindi ecco che questa carta sta ad indicare degli eventi che si susseguono rapidamente. Non solo ci sono degli eventi che si susseguono rapidamente e noi appunto dobbiamo far fronte a questi eventi, ma ci dice anche che avremo comunque il tempo per osservare ed analizzare la situazione prima di agire. Infatti, questo è anche un invito non solo ad osservare la situazione, ma anche a rivedere eventualmente delle opinioni che avevamo nel passato. È come se noi in passato avessimo preso delle decisioni e adesso invece ci ritroviamo a guardare le cose un po' meglio, a vederle da un altro punto di vista e a pensare, forse però in effetti sarebbe meglio fare A piuttosto che fare B o farlo in questo modo piuttosto che in quell'altro. Quindi ecco, trovare magari delle soluzioni alternative e anche più creative. Per il resto, ragazzi, vi invito ad andare sul nostro sito internet o ad inviare una email ad Angela, la mia assistente, e ci vediamo a domani.